Sono Massimo Donati, classe 1953, e sono uno dei soci fondatori della cooperativa Consulto Formativo Brianza. Questa cooperativa è nata nell'ottobre del 2015 per rispondere al progetto regionale CREG che veniva sviluppato nella nostra zona, la zona di Monza e Brianza. Per cui quando si affaccia il progetto CREG in Brianza, ci riuniamo come gruppo di medici, 9 medici si sono presentati dal notaio per costituire Consulto Formativo Brianza, subito cresciuti a più di 20. Fatto sta che la nostra cooperativa ha affrontato il progetto CREG 2016 con 27 medici. 27 medici che si sono dati da fare, hanno arruolato 7.000 pazienti, hanno rispettato tutti gli obiettivi che erano previsti dal contratto con l'ATS. Perché si chiama consulto formativo? Consulto formativo è una modalità, diciamo così, innovativa di rivalutare il consulto tra il medico di medicina generale e lo specialista all'interno dello studio di medicina generale. In pratica, cosa succede? Il medico di medicina generale ospita nel proprio studio specialisti o esami diagnostici in modo da poter partecipare all'esame fatto dallo specialista e dare al paziente una risposta immediata a quello che è il suo bisogno. Questa è una modalità molto gradita al paziente, che non deve andare in giro con impegnative varie, no? Molto apprezzata anche da noi, che siamo in grado di colloquiare direttamente con lo specialista, spesso in presenza anche del paziente, configurando quello che è uno dei punti cardini della medicina, che è il consulto. Io stesso, che pure faccio questo lavoro da oltre 30 anni, mi sono reso conto di come molti pazienti sfuggissero alle maglie della medicina d'attesa e quanto fosse importante andarli a cercare per proporgli una nuova modalità di cura. La gestione della cronicità è una razionalizzazione della gestione della cronicità, perché fino a oggi alcuni pazienti si stracuravano, avevano un eccesso di prestazioni, altri pazienti invece trascuravano completamente la loro posizione. Diciamo che c'è un riequilibrio all'interno dell'assistenza complessiva dei pazienti, che è molto importante e sicuramente si configura in un risparmio generale, ma soprattutto in una miglior qualità dell'assistenza. Il medico di medicina generale, con questa modalità di diventare gestore all'interno della cooperativa, ha modo di avere un'occasione di confronto anche con altri colleghi, per cui anche la sua responsabilità all'interno di questa gestione è condivisa con altri attori della medicina generale, e alcune scelte possono essere discusse e possono essere riequilibrate, e tenendo sempre presente che il rapporto con gli specialisti sarà un rapporto diretto, proprio perché la cooperativa deve, bene o male, avere un rapporto diretto con il mondo della medicina specialistica, che cercheremo di avvicinare sempre di più ai nostri studi. Le delibere del 2017 di Regione Lombardia sulla cronicità prevedono anche all'interno della medicina generale la figura del medico cogestore dei suoi pazienti. Questo significa che il paziente cronico sceglie come gestore un ente esterno alla medicina generale, no? E questo ente esterno dà incarico
al medico curante di quel paziente di svolgere alcuni compiti, tra cui la predisposizione del piano assistenziale individuale. Noi riteniamo che questo essere subordinati a un ente terzo, alla medicina generale, non faccia parte del DNA della medicina generale. Il medico di medicina generale deve essere responsabile al 100% e a pieno titolo del suo paziente, e questo naturalmente con tutti i risvolti positivi e negativi che implica, no? Ma è una responsabilità che voi dobbiamo continuare ad avere, per cui riteniamo che la figura del cogestore sia sminuente e riteniamo che invece la figura del gestore sia l'unica che faccia crescere la medicina generale e ci dia delle prospettive ulteriori di sviluppo. Thank you.